Buongiorno a tutti, sono felice di portare il saluto di Milano a questo incontro che si tiene all'indomani della Giornata Nazionale della Legalità. Iniziative come queste contribuiscono allo sviluppo delle coscienze critiche e comunque sono sempre ben accolte dalla nostra amministrazione. Ringrazio Francesca Lamantia per il suo libro che con grande sensibilità affronta un tema drammatico. Con una scrittura semplice ci ha trasportato con delicatezza tra le pagine più buie della storia della Sicilia e del nostro paese, partendo dall'omicidio del giudice Chinnici. Colgo l'occasione per salutare la figlia Caterina, che è con voi oggi e che ha seguito l'esempio del padre, dedicando la sua vita alla lotta alla mafia. Saluto anche Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, anche lui tra i partecipanti. Il libro offre tantissimi spunti, a partire dal tema della memoria. Il piccolo protagonista nella sua corsa verso la giustizia incontra alcune figure straordinarie, realmente esistite. Rocco Chinnici, appunto, il padre del primo pool antimafia, vittima di un'autobomba nell'83, insieme alla scorta e al portiere della sua casa in via Pipitone. E poi c'è Beppe Montana, Ninni Cassarà, Roberto Antiochia, Natale Mondo. Quello che fa riflettere è che questi uomini che hanno pagato con la vita la lotta alla criminalità non sono descritti come eroi, ma come persone normali, autentiche. E il primo messaggio che possiamo cogliere è proprio questo, che la lotta alla mafia è una battaglia che si combatte ogni giorno, scegliendo la legalità, sempre, nelle piccole e nelle grandi cose. Ora, Falcone, Borsellino, Chinnici e gli altri devono essere il nostro esempio. Le loro vite possono guidarci nel proseguimento del bene comune e solo così potremo onorare il sacrificio, il loro sacrificio e di tutti quelli che sono caduti per la libertà. La storia di Pietro ci parla della scuola in più punti, sollevando un altro tema chiave che è quello dell'educazione alla legalità. Gesualdo Bufalino, in una sua celebre citazione, diceva che per sconfiggere la mafia avremo bisogno di un esercito di maestri e di maestre elementari. Io credo che questa frase riassuma molto bene quale debba essere il ruolo della scuola e quanto sia importante stimolare la coscienza critica dei nostri giovani per allenarli alla corsa verso un futuro migliore. La scuola ci insegna a stanare la mafia, a riconoscerla nei suoi frequenti mutamenti, perché anche quando sembra che la mafia non sia attiva, che non ci sia, in realtà ha solamente cambiato aspetto, avanzando verso nuove conquiste. La mafia c'è e come? Non solo al sud, non solo nelle periferie, nel degrado. Non ha confini territoriali, si è globalizzata e si insinua in quella zona grigia che è il solco tra legale e non legale. Fiuta gli affari, si espande dove ci sono movimenti di grandi capitali e appunto a Milano. Milano è una città ricca che suscita l'interesse dei cospetti criminali. In questi anni abbiamo portato avanti una battaglia per contrastare ogni tentativo di penetrazione mafiosa. Come istituzioni vogliamo essere presenti, vogliamo vigilare, vogliamo porre dei confini invalicabili. La mafia c'è anche nella pandemia, non è scomparsa. Forse ne abbiamo solo sentito parlare di meno, ma c'è. Ed è bene che se ne parli, spesso e con ogni mezzo possibile. Parliamone a scuola, nelle piazze, quando si potrà, sui social, nelle associazioni, in comune, a casa. Parliamone ovunque. Parliamone senza aver paura. La lezione di Pietro si insegna che si può cambiare atteggiamento nei confronti della mafia con un atto di coraggio. Basta essere uniti e non essere soli, perché la corsa verso la legalità, la giustizia e la libertà è una staffetta in cui dobbiamo esserci tutti, con tutte le nostre forze. Se vogliamo vincere, e noi vogliamo vincere, vogliamo esserci.